questo programma è offerto da Tecnocampus. Venerdì 28 giugno, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa, come ogni mattina offerta da Tecnocampus. Anche oggi, come sempre, i fatti in primo piano sono tantissimi, si parlerà di politica, di attualità, ma anche tanta la cronaca che oggi riveste le prime pagine dei quotidiani nazionali che subito cominciamo a sfogliare e partiamo questa mattina con il Corriere della Sera. Vediamo direttamente nell'editoriale 5 Stelle tentativi di suicidio politico e intanto sul tema Ilva e Atlantia, scontro tra Di Maio e le grandi imprese. Il ministro, azienda decolla, la replica vie legali. E intanto continua il rebus Sea-Watch. L'Olanda infatti dice no ai migranti. E ancora vediamo per il tema delle pensioni, scivolo fino a 5 anni. E nella parte centrale della pagina una fotonotizia che ritrae la Merkel e la seconda crisi, poi le rassicurazioni. E infatti vediamo che proprio di questo si parla, mistero Merkel, nuovo tremore in pubblico al G20, però ci sarai ancora una volta, la Merkel si sente male in pubblico, però questo non le impedisce comunque di partecipare al G20. Ovviamente tanta la preoccupazione, ma soprattutto il mistero che circola proprio intorno a questa storia. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, il lavaggio del cervello, la cronaca questa mattina ci porta proprio fatti terribili che quasi non si possono raccontare, eppure pensate un po', il lavaggio del cervello per dare i bimbi in affido. Accade a Reggio Emilia, l'inchiesta shock, un sindaco PD tra gli arrestati. E ancora vediamo un trafficante di droga nella scorta di Bolsonaro, ma tutto questo lo vedremo man mano nel corso di questa rassegna stampa. E continuiamo ancora a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali con la verità. Nella prima parte della pagina vediamo proprio banda di politici e medici tortura i bimbi per levarli alle famiglie e darli alle Onlus. La procura di Reggio Emilia ha stroncato il business osceno degli affidi retribuiti, arrestati in 18, tra cui gli assistenti sociali, un giudice minorile e il sindaco Dem. E insomma, adesso tutto quello che accadrà intorno a questa vicenda porterà strascichi notevoli. Per i bambini ovviamente gli strascichi sono già inclusi, ma per tanti altri che adesso chiederanno un aiuto o soprattutto situazioni da valutare, si sospetterà sempre che ci sia qualcosa che non va. E intanto vediamo l'opposizione anti-italiana, il PD agli ordini della capitana, il senatore Farone ammette: volevamo venire a Lampedusa prima, ma Carola ci ha detto di aspettare. Ci siamo mossi quando ci ha chiamato. La prova che fin dall'inizio la questione Sea-Watch è stata costruita a tavolino dalla ONG e dalla sinistra contro Salvini. Infatti continua lo scontro tra il governo italiano e l'Olanda, che si rifiuta di accogliere i migranti della sua nave. E intanto 68 fuori tempo, Dibba, lo scapocchione conformista che finge di non cantare nel coro. E ancora lo scandalo interrotto è servito a spostare di nuovo a sinistra il CSM. Una volta compiuta la missione è affossato. Viola a Roma, Corriere e Pubblica hanno smesso di bombardare, mentre nella parte centrale anche qui vediamo la malattia misteriosa della Merkel che fa tremare Macron. E infine nella parte bassa della pagina Eastwood rompe il boicottaggio dei pro aborto, Clint girerà il suo film nella Georgia delle leggi a favore della vita, mentre in un'inchiesta della verità parte dall'olio il viaggio nei disastri della nostra
agricoltura, insomma, tanti benefici in quella che è l'agricoltura italiana, ma tanti danni anche sono stati compiuti nell'arco degli anni. E ancora vediamo il Fatto Quotidiano, parte proprio dall'alto con il tremore in pubblico per Angela Merkel. Se la cancelliera fosse davvero malata non andrebbe a Bruxelles, un problema in più per l'Unione Europea. E in apertura di pagina vediamo le minacce, la legalità a Taranto e il no alla guerra. Il governo ne fa due giuste, ricattato su Ilva e bombe. Intanto Mittal minaccia causa allo Stato per avere l'impunità. RWM, la serrata contro il divieto sulle armi ai sauditi e tutti gli sprechi, grandi opere, il governo archivia il metodo di analisi, costi, benefici e la casta continua. Ora il PD chiede il salario minimo, ma solo ai sindaci e agli assessori. E intanto sul tema delle autostrade no all'Italia, Di Maio apre la guerra finale sulla concessione. E intanto nella parte centrale della pagina Emilia, le carte horror sui ladri di bambini a colpi di elettroshock, coinvolto il responsabile del centro Hansel e Gretel dello scandalo del 98. Lavaggi del cervello e relazioni false per allontanare i bimbi dalle famiglie e darli in affido per soldi. 27 indagati, 16 arrestati, tra cui il sindaco PD di Bibbiano e lo psicoterapeuta Claudio Foti, già coinvolto 20 anni fa. E intanto vediamo ancora: Trump perderà, nessuno vuole più lavorare con lui, a dirlo è lo scrittore Wolf. E intanto il Venezuela punta al dialogo con tutti, ma pure con l'America. E infine nella parte bassa della pagina, il caso Cenci, Marcello ucciso da un'ossessione ed lo ha tormentato e poi è andato in Spagna a strangolarlo. Insomma, quelle che sono le ossessioni oggi rappresentano il primo punto di contrasto con la vita stessa. E ancora vediamo Libero, ha ragione Salvini, porti chiusi, basta con le crociere pagate dagli italiani. Due elettori su tre contro lo sbarco della nave ONG, la quale denuncia il governo e il PD, se ne frega dei disoccupati, ma sale a bordo e raccoglie fondi pro migranti. Ancora una volta Libero presenta un titolo che sicuramente sarà polemico e susciterà tante controversie e tanti dibattiti. E intanto il segretario leghista al convegno di Libero e insomma Matteo dice rompo se effettivamente rompono anche me. E intanto i progressisti illegali, la sinistra, giusto violare leggi ingiuste? Bene, allora non versiamo tasse. E intanto fermare i migrazionisti, demolire la Sea-Watch è il cavallo di Troia usato per eliminare i confini nazionali. E ancora vediamo quali sono gli altri fatti in primo piano, nuovi tremori di Angela, nessuno svela i guai della Merkel. E nella parte bassa della pagina conosce un ragazzo e lo salva, Marco regala un rene al proprio allievo. Pensate un po', effettivamente queste sono quelle vicende che noi raccontiamo leggendole sui quotidiani, ma che la realtà sembra superare la fantasia. Troppo spesso chiusi nei nostri egoismi non riusciamo a compiere il minimo gesto per aiutare qualcun altro, e invece a quanto pare c'è chi comunque lo fa e ci rende un servizio notevole perché ci dà l'esempio che la vita è tutt'altro. E ancora vediamo Anushka, 11 anni e più genio di Einstein, inglese a 6 mesi, pensate un po', già parlava. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, dal giornale Forza Capitano, il caso Sea-Watch, Repubblica e la sinistra tifano contro l'Italia e finanziano le ONG dei fuorilegge, Salvini non è il nostro capitano ma oggi stiamo con lui. E ancora la mamma di Matteo e il papà di Gad, la polemica tra giornalista e Viminale, e secondo questo articolo le colpe sono dei figli. E ancora scandalo a Reggio Emilia, vergogna affido, elettroshock, i bimbi plagiati. E nella parte centrale della pagina è vero, c'è un regista occulto delle trame sovraniste in Italia, l'intervista allo scrittore Michael Wolf. Ancora il gelo fra Salvini e Meloni, il tantam che scuote la destra. E nella parte più bassa della pagina, in questo periodo in cui il caldo record sta coinvolgendo tutti e ci sta lasciando, possiamo dirlo, senza fiato, abbiamo un tassista che sta facendo un'azione contraria a quello a cui adesso ci hanno abituati. Obiettore dell'aria condizionata, demagogia anche sul caldo da record. Ovviamente c'è chi si rende conto che ovviamente il caldo non passa con l'aria condizionata, anzi
piuttosto si incrementa l'effetto che esso ha sul corpo, visto che ci abituiamo a temperature sempre più fresche e nel momento in cui ritorniamo a quella che è la vita normale, l'ambiente esterno naturale, ci sentiamo ancora più spossati e soprattutto avvertiamo maggiormente il caldo. E ancora vediamo il tempo che ha smemorato il banchiere del Papa, esclusivo le carte del processo per peculato e autoriciclaggio all'ex presidente Yor Kaloya. In ballo milioni, ma lui sostiene di non ricordare nulla, nemmeno come si chiama la suocera. E ancora il governo tiene, ma i 5 Stelle devono calmarsi. Salvini infatti si confessa a Feltri. E Di Maio scusate, fa il bullo con Atlantia ed è già caos. E nella parte bassa della pagina, le vacanze intelligenti del PD, tutti sul barcone ONG e in servizio nella capitale. Pensate un po', ancora una volta timbravano e andavano via, presi 9 giardinieri furbetti. Insomma, sembra quasi che ancora oggi non servano i tanti casi che si sono già verificati di furbetti del cartellino, eppure effettivamente c'è chi ancora viene scoperto. E continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo sulla Repubblica, la legge superiore nell'editoriale di Ezio Mauro e tutto sulla pelle della Sea-Watch e nella foto la capitana della nave contro Salvini. E intanto Unione Europea, la cambiale d'ottobre, Bruxelles pronta a slittare di 3 mesi la procedura di infrazione, ma poi l'Italia dovrà approvare una legge di bilancio rigorosa e questa soluzione rende difficile il varo della flat tax e in più Roma viene tagliata fuori dalla partita per le nomine europee. Di Maio con la revoca Atlantia sarà decotta, l'azienda danni in borsa pronti a denunciarlo. E ancora vediamo, quei bambini sono stati rubati ai loro genitori, l'inchiesta Fidi, 6 arresti per quella che è stata già definita come angeli e demoni. E ancora le confessioni di Paul Auster a New York vengono raccontate appunto da questo quotidiano. Ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali, passiamo ora al Mattino. Il festival e si parla di Ravello, una Woodstock della musica classica, mentre il Nuovo Napoli, Manolas e Koulibaly, la Maginot azzurra più forte della Serie A e il calcio femminile, noi a Giugliano pioniere con Maradona dell'Italdonne. Intanto nella parte alta della pagina, noi medici assediati da camorra e violenti, è meglio chiudere, stiamo parlando del reportage il giorno dopo il blitz della procura all'ospedale San Giovanni Bosco, salito alla ribalta delle cronache per tante vicende e adesso ancora una volta in primo piano lo sfogo dei dottori negli ambulatori deserti, non si sa chi comanda, infatti l'ospedale è diventato, secondo gli inquirenti, la sede sociale dell'alleanza di Secondigliano. All'ora di pranzo, ieri era semivuoto, la camorra in questo ospedale c'è sempre stata, risponde un chirurgo, noi assediati è meglio chiudere. E intanto vediamo la boss Licciardi in fuga, Maria la signora di Gomorra che ha diviso la cella con le Brigate Rosse. E intanto nella parte centrale della pagina, industria, il calvario del sud, l'Ilva sul binario morto, Di Maio diserta il tavolo e la Jabil di Caserta conferma i licenziamenti. Il vice premier attacca autostrade e decotta Boccia mette a rischio la credibilità del paese. E intanto vediamo che nell'analisi di Nando Santonastaso appare una bruttissima estate del mezzogiorno. E meno male che sarebbe stato un anno bellissimo, l'ottimismo ovviamente di alcune previsioni rimaste però solo scolpite nella memoria degli italiani fa pugni nel mezzogiorno con la realtà e siamo appena al giro di boa del 2019, se le criticità finora emerse si fermassero qui già ci sarebbe di che dubitare del futuro di questa parte del paese, ma non era da qui che doveva ripartire lo sviluppo, si domanda appunto Nando Santonastaso. E intanto il caso Amsterdam, non prendiamo i migranti, si vuoce in olandese, indagata la comandante. Mentre nell'analisi è uno scippo di sovranità, l'Italia deve farsi rispettare perché secondo questo giornalista il problema giuridico della nave Sea-Watch ormeggiata davanti alle nostre coste è stato risolto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'Italia deve prestare assistenza ai migranti ma non ha il dovere di accogliere né loro né la nave. Con questo viatico giurisprudenziale la questione potrebbe dirsi risolta ma ovviamente non lo è. Ed infine nella parte bassa della pagina, tra
traffico di adozioni, l'orrore di Reggio Emilia, le scariche elettriche sui bimbi e i mostri malati di cupidigia. Bambini torturati con scariche elettriche, riprogrammazione della mente, manipolazione dei ricordi, violenza psicologica su minori e truffa. Esiste qualcosa che possa aggiungere orrore a un orrore già così immenso? Sì, esiste, ed è la consapevolezza che i fatti messi in luce dall'inchiesta Angeli e Demoni in Val d'Enza non sono che la replica di fatti analoghi avvenuti a Torino 50 anni fa, ed è proprio questo ad aggiungere sconcerto. È passato mezzo secolo, è passata la riforma Basaglia, sono cambiati i servizi sociali, ma il delirio di onnipotenza, quando si associa al miraggio del denaro facile, riesce sempre a riportare in auge le pratiche più crudeli, come se in fondo per l'umanità non ci fossero margini di miglioramento, ma solo brevi fughe in avanti, presto controllate e annullate dal gruppo. I fatti resi noti ieri dai carabinieri possono essere raccontati con parole e immagini già pubblicate molto tempo fa. Insomma, la storia non rende proprio il termine giusto, anche perché tutto ciò che è stato già compiuto si ripete nel tempo. Sembra quasi che nulla ci insegni nulla. Anzi, al contrario, sembra proprio che ci troviamo a vivere fatti già vissuti con la crudezza e con la tecnologia avanzata, e quindi con un'atrocità ancora maggiore, se possibile. E ancora vediamo dal Gazzettino: Movimento 5 Stelle contro i Benetton, Atlantia e Decotta, Di Maio senza freni, revocheremo le concessioni autostradali, perderà valore la società, grave danno, minaccia così azioni legali. Intanto per il meteo, caldo record in montagna, due morti in Veneto e la nave dei migranti bloccata ancora una volta in mare, è uno scippo, l'Italia deve farsi rispettare, mentre il Premier Conte sulla riforma dice: io garante dell'autonomia. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina, ci spostiamo su Il Manifesto, che apre proprio su un argomento che ormai è diventata consuetudine, Sea Watch, e vediamo proprio la foto che ritrae i migranti sulla Sea Watch. E la nave Sea Watch, forse il blocco italiano, e prova ad arrivare nel porto di Lampedusa, tra i migranti la situazione è peggiorata, spiega la comandante. Il Premier Conte: la sua è una condotta gravissima, l'Olanda, non siamo responsabili delle persone a bordo. Insomma, una vicenda che comunque ha tantissimi risvolti, soprattutto in relazione proprio alle mosse politiche che si stanno compiendo in, proprio in questa situazione, affiancate da chi osteggia, chi favorisce e chi vuole andare contro la legge. Insomma, di tutto un po', senza trovare quello che effettivamente sarebbe l'equilibrio e una soluzione per i migranti, ma anche per chi comunque si trova a vivere in Italia. E intanto nella parte bassa della pagina, maggioranza perde pezzi al Senato e decreto crescita e legge, tensioni nel governo dopo l'ultimatum a ArcelorMittal. E intanto in Valsusa riparte la rivolta anti-Movimento 5 Stelle, no TAV, si torna alla resistenza, e in Tunisia tre attacchi suicidi e presidente grave. Ancora vediamo la speciale Pina Bausch, danza la materia dei sogni e dei corpi. Insomma, anche qui si raccontano storie sempre più incredibili. E intanto vediamo il Dubbio, migranti, il garante sui rimpatri, nulla è cambiato, Palma nel 2019 saranno 6.000 come sempre. E intanto in primo piano un film dell'orrore, bimbi in affido manipolati e portati via dai genitori, disegni di bambini falsificati, padri e madri dipinti come mostri, regali e lettere d'affetto tenuti nascosti, una vera e propria manipolazione su bimbi da 6 agli 11 anni con un solo terribile obiettivo: sottrarli ai genitori per affidarli ad altri e lucrare in cure private e corsi di formazione. E il garante dell'infanzia Albano: il sistema degli affidamenti è carente e senza fondi, e questo che racconta è: a quanto pare il sistema di tutela dei minorenni non può tradire la sua vocazione, che è quella di proteggere i bambini in condizioni di fragilità. L'autorità garante per l'infanzia Filomena Albano parte da un punto fermo: il sistema degli affidi è carente, ed è su quelle carenze che bisogna intervenire, ma servono assolutamente investimenti che però per il momento latitano. Insomma, anche questo è un problema sicuramente, però le persone che ricorrono a sotterfugi e soprattutto a violenze per incrementare i propri stipendi, no, questo è assolutamente ingestibile e soprattutto inaccettabile. Intanto vediamo: proibito scendere dalla nave, la Sea Watch inchiodata davanti al porto di Lampedusa, l'Olanda non li vuole. E nella parte bassa della pagina il pressing al G20 di Osaka, la mossa di Conte e Tria a convincere l'Unione Europea a congelare la procedura. Infatti la partita si gioca in queste ore a Osaka e l'Italia ha buone probabilità, ma non ancora la
la certezza di uscire momentaneamente salva dalla prima della partita che, per posta in gioco il commissariamento del paese per 6 anni a partire dalla prossima legge di bilancio. La Commissione europea del 2 luglio dovrà decidere se chiedere ufficialmente l'avvio della procedura oppure congelarla per questi mesi. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina. A Roma, ora Higuain conviene, primi contatti Petracchi Paratici, Juve pronta a darlo in prestito per 12 milioni, il Pipita chiede di essere centrale nel progetto tecnico, Elsha no alla Cina, salto per Dartra e Lopez, tutto raccontato da Corriere dello Sport. Intanto in apertura di pagina, dentro il nuovo rinascimento nerazzurro perché l'Inter morde. E ancora nella parte destra un articolo di Koulibaly, io, Kalidou, il razzismo e l'amore. Insomma, credo che i bambini capiscano il mondo meglio degli adulti, soprattutto per come vanno trattate le persone. A volte la gente mi fa queste domande nelle interviste ed è difficile rispondere, ma chiedono, Kuli, cosa provi quando la gente ti fa bu? Insomma, questa è una domanda di quelle che ci chiediamo noi, però al contrario, che cosa provano le persone nel momento in cui disprezzano gli altri e ovviamente fanno cori razzisti? Questa è la domanda che girerei volentieri a tanta gente. E intanto nella parte bassa della pagina, il credo di Sarri, ci divertiremo, il tecnico juventino, vogliamo vincere, ma è difficile essere straripanti in Europa. E intanto le donne del basket, subito alla grande, europea all'esordio, battuta la Turchia 57-54, Sottana 16 punti, decisiva nei minuti finali. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine, affare da 70 milioni per tutto sport, Lukaku Inter, l'accelerata nella trattativa per il bomber belga. E intanto nella parte centrale della pagina, Juve, viva la mamma. E per il Milan, Donnarumma, Torreira, Kabak, tre spine, stallo, rosso, nero. Ancora vediamo a Milano, sala apertura verso Torino, insomma, tutto per le Olimpiadi 2026, a quanto pare c'è una chance e con questa chance noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, ma ritorniamo subito dopo qualche minuto di pubblicità. Mi raccomando, non andate via. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, vi ricordo che oggi è venerdì 28 giugno, siamo in diretta con la rassegna stampa di Teleprima e vi ricordo che questa è la seconda parte, quella che riguarda le notizie regionali, in particolare ci affidiamo ai quotidiani online e cominciamo subito a vedere la politica e soprattutto le vicende di cronaca che riguardano l'ospedale napoletano San Giovanni Bosco. E infatti è proprio così, camorra in ospedale, De Luca la ministra Grillo, sciogliere il San Giovanni Bosco, commissariare il ministero.
E insomma, questo è quello che dice, ossia il Presidente Regione dice vanno sciolti i clan, non liquidati i nosocomi. Infatti si combatte a viso aperto contro la camorra, vanno sciolti i clan, non liquidati gli ospedali. Se dovessi immaginare un commissariamento, io commissarierei il Ministero della Salute. Questa sì sarebbe una grande acquisizione per il Paese. È così che Vincenzo De Luca, Presidente della Giunta Regionale della Campania, durante un forum all'Ansa ha commentato la proposta fatta dal Ministro Grillo di sciogliere l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, ritenuto appunto dalle indagini sulla camorra base di alcuni clan. E subito ovviamente c'è stato questo confronto proprio in relazione a una vicenda di cronaca che ha lasciato tanti a bocca aperta, ma tanti altri semplicemente hanno detto che cosa vi aspettavate, questo è quello che abbiamo da tanto tempo. E intanto vediamo da Vico Equense una giornata per pulire i fondali della Marina di Segnano. Partecipa il sottosegretario all'ambiente Micillo nell'ambito della campagna Io sono mare. E infatti una mattinata interamente dedicata alla pulizia del bellissimo mare della Marina di Segnano, quella organizzata al comune di Vico Equense, in programma per sabato 29 a partire dalle 9:30. E ancora vediamo che cosa tratta questa mattina i quotidiani locali, in particolare si parla di università, degli impianti sono uno spettacolo, colpo d'occhio, San Paolo e stadio del tennis. E infatti vediamo subito in queste immagini quelle che sono proprio le strutture dedicate alle università, così ristrutturate appunto, e che fanno bella mostra di sé proprio in visione, in attesa di questo evento che partirà il 3 luglio e coprirà le giornate fino al 14 luglio per dare spazio proprio allo sport degli studenti universitari internazionali e quindi non solo italiani. Pronti infatti gli impianti a Napoli per l'università, di colpo d'occhio azzurro per lo stadio San Paolo, scenografia mozzafiato per lo stadio del tennis, pronto il pala barbuto per il basket, doppia piscina per la Scandone, trampolino per i tuffatori alla mostra, che è il campo di allenamento per il lancio del peso al collana. Insomma, veramente una ristrutturazione che in questo caso lasciato proprio il segno. E ancora vediamo gli altri fatti. Napoli, Teatro San Carlo, al via la procedura per il nuovo sovrintendente. Ad aprile nel 2020 scadrà infatti il mandato di Rosanna Purchia. Lei scrive una lettera, 10 anni intensi e meravigliosi, e il consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro San Carlo ha avviato le procedure necessarie alla manifestazione di interesse per l'individuazione del futuro sovrintendente della Fondazione, che dovrà ricoprire l'incarico a partire da aprile 2020 al termine naturale del mandato dell'attuale sovrintendente Rosanna Purchia. Tanto si è reso necessario a seguito del raro gesto di responsabilità di Rosanna Purchia, che ha ritenuto di dover porre con l'opportuna tempestività all'attenzione del Presidente della Fondazione Luigi De Magistris e ai membri tutti del Consiglio, nonché al Ministro Bonisoli e al Collegio dei Revisori dei Conti, l'approssimarsi della scadenza del proprio incarico affinché fossero adottate, onde garantire un'ordinaria continuità di gestione del teatro, le iniziative più utili per l'individuazione del futuro manager, così come si sottolinea appunto in una nota del teatro. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati proprio da questi quotidiani online. Napoli, riaprono le preferenziali di via Vespucci e via Volta. Viene infatti riaperta al traffico la corsia preferenziale di via Amerigo Vespucci e via Alessandro Volta a Napoli. Eliminate le recinzioni di cantiere che delimitavano ancora l'asse centrale, l'intero tratto di strada per una lunghezza di circa 1,2 km è di nuovo fruibile a tutti. Come possiamo vedere, la strada viene consegnata completa della nuova pavimentazione stradale, delle alberature, delle nuove fermate del trasporto pubblico, della segnaletica stradale, della pubblica illuminazione e di un moderno sistema semaforico intelligente, in grado cioè di regolarsi automaticamente in funzione dei flussi di traffico e dotato di lanterne LED per il contenimento dei consumi energetici. A commentarlo è l'assessore all'infrastruttura e al trasporto Mario Calabrese. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati dai quotidiani online. Napoli, la bandiera dorata dell'accoglienza sul Maschio Angioino. E infatti ieri mattina su un torneone del Maschio Angioino di Napoli, alla presenza del sindaco De Magistris è stata innalzata una bandiera dorata di materiale isotermico ad opera dell'artista fiorentino Giovanni De Gara. L'installazione, che vediamo proprio nel video qua a fianco, riveste i portoni di alcune chiese, fra cui il Duomo, ricorda le coperte assegnate nel primo soccorso proprio ai migranti, ed eccolo qua, la vediamo che sventola
proprio sul maschio angioino. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina sui quotidiani online. Napoli, caos funicolari, chiuse Mergellina a stazione Palazzolo, è accaduto ieri e a quanto pare accadrà ancora. La funicolare Mergellina resterà chiusa dal 30 giugno al 1 settembre per mancanza di personale. L'azienda napoletana di mobilità comunica infatti che nel periodo sarà attivata la navetta bus sostitutiva 621 a copertura delle stazioni intermedie con frequenza corse di 20 minuti e oggi la sorpresa chiusa senza alcun preavviso la stazione Palazzolo della funicolare di Chiaia. Ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina, ci spostiamo su Napoli Today, treno fermo sotto al sole senza aria condizionata, malori e svenimenti a bordo, ormai una vicenda che sta capitando sempre più spesso. A denunciarlo il Codacons a proposito del treno Italo 8920 Napoli-Venezia e lo vediamo proprio ritratto in questa immagine. Malori e svenimenti a bordo e quanto Codacons denuncia sia accaduto sul treno Italo 8920 Napoli-Venezia, è rimasto fermo nei pressi di Aversa senza aria condizionata. Il convoglio, secondo quanto riportato dal Codacons, avrebbe accumulato 247 minuti di ritardo. In base a quanto riferito dai passeggeri poco dopo la partenza, il convoglio si sarebbe fermato nei pressi di Aversa per motivi non specificati ai viaggiatori, rimanendo a lungo bloccato sotto al sole con sistema di climatizzazione dei vagoni non funzionante. Stando a quanto riferito dai viaggiatori, prosegue l'associazione consumatori, si sarebbero registrati malori e svenimenti nelle carrozze a causa delle elevate temperature all'interno del treno. I due medici spagnoli presenti a bordo sarebbero intervenuti per aiutare gli utenti in difficoltà. Insomma, una situazione sempre più complessa considerate le alte temperature e soprattutto la struttura dei treni. Ancora vediamo gli altri fatti. Napoli apre la corsia preferenziale per le Universiadi, però in questo caso il traffico impazzisce. Insomma, ovviamente ci sono i pro e i contro come in qualsiasi circostanza ed ecco il piano traffico per le Universiadi ormai alle porte e il dispositivo sarà in vigore già da ieri, un piano imponente, lo sforzo della Polizia Municipale che lo ha prodotto è stato grande, in campo 280 vigili, ma le criticità sono altrettanto grandi e si concentrano tutte in via Acton. È diventata un imbuto caldissimo per la creazione del percorso protetto per i bus degli atleti, nella sostanza due corsie preferenziali, così lo spazio per le auto private si è ridotto all'osso. Saranno tre settimane difficilissime per la viabilità nel cuore della città, quell'arteria collega le due Napoli da est a ovest e chi scrive ha approvato il percorso protetto già ieri, iniziando dal lato ovest della Galleria Vittoria, ha impiegato un'ora per raggiungere il Beverello, 60 minuti, un calvario per meno di 2 chilometri, ancora non sono in movimento i mezzi degli atleti. Ancora continuiamo a vedere gli altri fatti, ancora cronaca, questa volta si parla della bambina morta Yolanda e infatti andiamo proprio a vedere, eccola qua la piccola, tutto in faccia, poi la mano destra si avvicina alla bocca come a simulare il gesto di qualcosa che si appone sul viso. L'espressione e i gesti sono della madre della piccola Yolanda, Imma Monti. La donna viene filmata e intercettata a sua insaputa dalla polizia di Nocera Inferiore mentre parla con il marito Giuseppe Passariello. Sono le 15 del 22 giugno, la notte prima, la figlia della coppia, la piccola Yolanda di soli 8 mesi, muore per un possibile soffocamento. La donna è preoccupata per un cuscino che la polizia ha sequestrato, chiedendo al marito se doveva buttarlo. Dopo un minuto aggiunge: l'omicidio lo abbiamo fatto, accompagnando la frase con uno scuotimento della testa ed uno sguardo diretto a Passariello in tono dimesso, come a voler cercare un cenno di intesa. L'intercettazione viene ripresa dal GIP nell'ordinanza che ha confermato il carcere per Giuseppe Passariello, indagato per maltrattamento aggravati e omicidio, ed è proprio su quel dialogo che GIP e Procura si concentrano ora quando interrogano il 37enne. Insomma, anche questo un caso di una vergogna inaudita, piuttosto i genitori dovrebbero essere la protezione dei loro figli e a quanto pare troppo spesso sono proprio l'opposto. Ancora ci spostiamo su Caserta News, lite in piazza, finisce a coltellate, ragazzo fermato dalla polizia cade a Santa Maria Capo a Vetere e infatti due giovani un litigio per futili motivi ed uno di loro si è cascia a terra sanguinante nella tarda serata di giovedì nella villa comunale di Santa Maria Capo Vetere, sotto gli occhi esterrefatti dei passanti. Dopo una discussione animata tra due giovani, uno di loro è stato accoltellato. Allertati dai cittadini impauriti e sgomenti il 118, gli agenti del commissariato sammaritano a cui sono affidate le indagini sono intervenuti sul posto. L'aggressore si trova in stato di fermo in attesa della convalida e il giovane ferito è stato trasportato presso l'ospedale Melorio. Ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina sempre da Caserta News.
ex militare assolto per omicidio dopo 10 anni di processi. D'Agostino ha agito per legittima difesa, ringrazio la magistratura che mi ha tenuto in carcere come un camorrista. E infatti non ci fu la rapina e nemmeno l'aggressione mortale, ma fu legittima difesa, protagonista dello sliding door giudiziario di stanza ai 10 anni dai fatti. Antimo D'Agostino, 40enne di Capua, che è stato assolto dall'accusa di aver ucciso un uomo, l'albanese Malai Xeviar, di aver rapinato un altro. Assoluzione anche per Michele Marchi, accusato solo di rapina. La sentenza è stata pronunciata a terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli, presieduta dal giudice Vincenzo Mastursi, che ha scagionato D'Agostino dopo l'annullamento della precedente sentenza di condanna da parte della Corte di Cassazione. Una storia di mala giustizia, quella del 40enne ex militare difeso dall'avvocato Mauro Iodice, a cui nessuno restituirà però 10 anni di vita di fatto persi. E queste sono vicende che capitano fin troppo spesso. Ancora ci spostiamo sul mondo del lavoro, si parla ancora una volta di Jabil, fumata nera al Ministero, ieri l'incontro con Di Maio, ma l'azienda conferma i licenziamenti, nessun passo indietro, 350 dipendenti dello stabilimento a rischio. È infatti una chiusura totale senza neanche dare la possibilità di uno spiraglio. La Jabil, al tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo Economico, ha confermato la procedura di licenziamento. La multinazionale americana ha incontrato i rappresentanti del governo, erano presenti anche il sindaco Velardi, la vice Angela Letizia e il consigliere comunale Giovan Battista Valentino, ma non ha voluto sentire ragioni. Il tavolo si è chiuso con un nuovo incontro da stabilire nei prossimi giorni. L'avvertenza si fa drammatica. I sindacati hanno già annunciato nuove assemblee, scioperi, iniziative di sensibilizzazione della politica e dell'opinione pubblica. Ai dipendenti è stato negato di arrivare nei pressi del Ministero. Vergognose, ha dichiarato l'ex deputata PD Camilla Sgambato, il trattamento riservato al governo ai lavoratori Jabil che si stavano recando al MISE per protestare contro gli annunciati licenziamenti da parte dell'azienda. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati proprio da questi quotidiani online. Il comune tenete i rifiuti in casa, scoppia la polemica e questo accade proprio a Maddaloni. E infatti da un'amministrazione comunale in carica da oltre un anno e da assessori che fanno della loro presenza costante negli uffici un fattore di vanto, ci aspetteremo la soluzione ai problemi, non certo uno scaricabarile sui cittadini. E questo è il commento del Movimento Città Idea. La comunicazione del comune di Maddaloni invita i cittadini a tenere i rifiuti, in particolare l'umido, nelle case fin quando non sarà possibile la raccolta. Insomma, immaginate la situazione dei cittadini maddalonesi proprio in questo periodo di forte calura, la situazione si presenta sempre più difficile. E ancora la cronaca su Caserta prima pagina, camion abbatte il segnale e rischia di travolgere un gruppo di ragazzi. E infatti vediamo proprio nell'immagine quanto accaduto e poteva finire in una tragedia. L'incidente è avvenuto ieri mattina all'incrocio di Viale Risorgimento a Cellole, dove un camion ha rischiato di travolgere un gruppo di ragazzini fermi sul marciapiede. Da Via Leonardo è infatti arrivato il TIR che all'incrocio è salito sul marciapiede travolgendo il segnale di divieto di sosta e sfiorando i ragazzi. L'uomo alla guida del camion ha quindi proseguito senza fermarsi per accertarsi delle condizioni del gruppo di giovani. Insomma, vicende che riguardano chi guida e chi comunque guida in dispregio proprio delle normali regole e soprattutto della vita altrui. Quello che voglio ricordarvi è semplicemente questo: guidare non è un gioco, è una necessità nella maggior parte dei casi, ma soprattutto è un'occasione per trasportare se stessi ed altri da un luogo ad altro in maniera agevole. Non ne facciamo qualcosa di estremamente violento e rischioso per tutti. Con questo appello termino qui la rassegna stampa per oggi e anche per questo mese di giugno. Vi ringrazio per essere stati con noi e ringrazio soprattutto Tecnocampus che ogni giorno ci ha offerto la possibilità di fare informazione e di farla in maniera commentata e ovviamente confrontandoci con i fatti quotidiani. Ringrazio ancora una volta voi e vi invito sempre a seguire i programmi di Teleprima. Buona giornata a tutti e soprattutto un ottimo weekend. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.